Quella di oggi è la storia di una donna che desiderava solo essere felice. Questa è la storia di Guerrina Piscaia e della sua tragica fine. Ci troviamo in Toscana, e più precisamente a Carraffello, frazione del comune di Badia Tebalda, in provincia di Arezzo. Carraffello è un exclave toscano nelle Marche, la cui popolazione non arriva alle 300 anime. Il 1 maggio del 2014, nel piccolo borgo antico dove tutti si conoscono e tutto è tranquillo e sereno, è successo qualcosa di molto allarmante. Guerrina Piscaia, una donna di 50 anni, scompare improvvisamente nel pomeriggio di quello stesso giorno. La sparizione della donna suscita grande stupore. Guerrina è conosciuta e ben voluta da tutti, molto dolce, anche se schiva, viene considerata madre affettuosissima. Non certo una dai facili colpi di testa. Cos'è successo a Guerrina Piscaia? E chi è Guerrina? Guerrina nasce a Nova Feltria il 24 ottobre del 1964. All'età di 25 anni sposa Mirko Alessandrini, di qualche anno più giovane. Le foto che la ritraggono il giorno del suo matrimonio la vedono bella e felice. Anche se, a detta di tutti, Guerrina era sempre molto silenziosa. Dal suo matrimonio nascono due figli. Il primo, ahimè, muore pochi giorni dopo la nascita. Successivamente la coppia verrà allietata dall'arrivo di Lorenzo, ma anche questa è una gioia a metà, perché Lorenzo nasce con una grave disabilità. Ecco perché Guerrina avrà col figlio un rapporto quasi simbiotico. Mentre col marito, ben presto, le cose cominciano ad andare non troppo bene. Mirko infatti inizia a bere pesantemente, questo aggrava le loro finanze e finisce per rovinare anche il loro rapporto coniugale. Guerrina nel corso degli anni si lascerà andare e inizierà a trascurarsi e a vivere solo per il figlio Lorenzo. Le ultime notizie di Guerrina prima di sparire nel nulla le fornisce la suocera, che infatti dirà che la donna aveva pranzato da lei quel giorno e a detta sua Guerrina appariva tranquilla, di ottimo umore. Era inoltre ben vestita, particolare che non mancherà di destare stupore nella suocera, abituata a vederla, testuali parole, con una vestaglietta da camera. Tuttavia, un'amica di Guerrina confiderà agli inquirenti che quella stessa mattina, intorno alle 11.30, la stessa Guerrina le aveva confidato di non stare molto bene. Le dirà: «Io oggi ho una giornata tremenda, io non so dove sparirei e se potessi andrei anche sotto un ponte». Queste sono le parole che Guerrina confida all'amica, indice che qualcosa la stava turbando. Alla luce dei fatti che seguiranno, questo viene letto come un possibile annuncio di fuga. Ma fuga da cosa? Cosa la tormentava? Dopo il pranzo dei suoceri, torna a casa e si prepara per la consueta camminata quotidiana. Da quella camminata Guerrina non tornerà mai più. Un testimone dirà di averla vista prima delle 15 seduta su un muretto tra la strada provinciale e il sentiero che conduce alla chiesa di Carraffello. Nel tardo pomeriggio di quella stessa giornata, intorno alle 19.20, Mirko Alessandrini, marito di Guerrina, chiama la madre per dirle che si sarebbe trattenuto a cenare fuori e di non aspettarlo. La madre, che in realtà le attendeva per cena, decide di avvisare Guerrina, ma Guerrina non risponde al telefono. Inizia un giro di chiamate per capire se si fosse fermata da qualcuno a cui lei prestava servizio, ma nessuno pare averla vista. Va quindi il suocero a cercarla in casa, ma trova l'appartamento immerso nel silenzio. Guerrina non c'è, Guerrina non si trova. Nel giro di poche ore la notizia della scomparsa di Guerrina è di dominio pubblico e amici e parenti si raccolgono davanti casa dei suoceri. Ma solo a sera inoltrata Mirko insieme al figlio va dai carabinieri a denunciarne la scomparsa. Si parlerà di fuga volontaria. Guerrina però era legatissima al figlio. Possibile che avesse deciso di abbandonarlo? E se le fosse successo qualcosa? E se fosse in pericolo? Gli inquirenti, dopo aver raccolto informazioni sommarie da parenti e amici, come logica vuole, partono dai tabulati telefonici per stabilire con precisione quando Guerrina ha dato segni di vita per l'ultima volta. Quello che gli investigatori scoprono spalanca le porte su un dedalo di segreti che la donna cercava di custodire gelosamente. Cosa scoprono gli inquirenti? Che Guerrina aveva scambiato ben 4.000 sms con il vice parroco della chiesa di Carraffello, tale Padre Grazien Alabi Cumbaio, chiamato da tutti Padre Graziano,
eccentrico frate congolese di 45 anni che dal 2013 animava la parrocchia di San Raffaello. Era un prete molto amato, Gratien, sia per la sua innata simpatia ma anche per il suo carisma da pastore di anime. La sua venuta in quel borgo di pochi abitanti ha donato una ventata di freschezza a tutta la comunità parrocchiale. I suoi racconti di aneddoti affascinavano tutti e con tutti Graziani tratteneva vari rapporti. Era usuale infatti che padre Graziano ricevesse svariati inviti a cena da parte dei parrocchiani ed egli non si sottraeva di certo, anzi egli ricercava la vicinanza dei parrocchiani, se ne nutriva proprio. Fin dalla sua grassa risata era chiaro quanto Gratien tenesse a essere compiaciuto e accettato. In particolare, padre Graziano inizia a frequentare sempre più spesso casa Alessandrini. I coniugi Mirko e Guerrina erano sempre ben felici di invitarlo. Anzi, Mirko, il marito di Guerrina, trovandosi improvvisamente disoccupato, in cambio di un piccolo compenso, inizia a fare l'autista di Graziano. Lo scorazza di qua e di là. E spesso e volentieri Guerrina li accompagna. Quello era un diversivo all'interno di un menage familiare spento e stanco, segnato da una routine sfiancante che a poco aveva reso il loro matrimonio asfittico e senza stimoli, coronato da poche gioie e molti dispiaceri. Dalle foto del matrimonio celebrato nel 1990, Guerrina sembra completamente un'altra persona, trascurata, avvilita, è profondamente infelice in quel matrimonio senza guizzi, con un marito che affogava i dispiaceri nell'alcol, gravato da seri problemi economici e che non riesce più a sorprenderla. Quello che all'inizio sembrava una favola si trasforma presto in un inferno domestico fatto di routine e solitudine. Una solitudine che Guerrina colma riempiendo di attenzione il fragile figlio. Per questo motivo la presenza di padre Graziano spezza quella routine sfiancante, le ridà quell'allegria e spensieratezza che da tempo non provava più. Ma non era solo quello. Giorno dopo giorno Guerrina capisce di essersi perdutamente innamorata di Gratien. Inizialmente i rapporti si configurano come quelli tra una parrocchiana e il proprio padre spirituale. Guerrina passa molto tempo in canonica, sia per prestare servizio, ma soprattutto per sfogarsi con Graziane per i dispiaceri che le dà Mirko il suo vizio dal bere, per i problemi economici, per i problemi del figlio, e Graziane l'ascolta, la consola. Per una donna schiva come Guerrina, quegli incontri diventano sempre più importanti. Finalmente può aprirsi e lasciarsi andare, sente di potersi fidare. Graziane diventa uno di famiglia in casa Alessandrini, e riserva un affetto particolare a Lorenzo, cosa che fa cadere tutte le difese di Guerrina, che per la prima volta comincia a credere di poter avere un'altra occasione per una vita felice. Ben presto i due iniziano una relazione clandestina, gravata non solo dal fatto che Guerrina fosse sposata, ma soprattutto dalla condizione di frate di padre Graziano. Ma questa storia, seppur clandestina, è per Guerrina motivo di riscatto. Inizia a mettersi a dieta, comincia a truccarsi e a vestirsi in maniera più curata e tutti notano questo cambiamento. Ma torniamo per un attimo a quel primo maggio del 2014, giorno in cui Guerrina scompare. I carabinieri, una volta giunti sul posto, per prima cosa interrogano Mirko, che fin da subito avvalora la tesi della fuga volontaria. Dirà infatti che Guerrina era scappata con un marocchino di Gubbio e che padre Graziano lo aveva avvertito. Viene chiesto a Mirko quando avesse visto per l'ultima volta la moglie e Mirko risponde di averle parlato per qualche secondo subito dopo pranzo, in cortile. Mirko stava lavando l'auto con cui avrebbe dovuto accompagnare Graziano a celebrare un funerale in un paese a pochi chilometri da San Raffaello. Chiede quindi a Guerrina se le va di accompagnarli, ma la donna gli risponde che preferisce camminare. Anche Mirko nota che quel giorno la moglie era particolarmente elegante e non manca di dirlo agli inquirenti. I carabinieri raggiungono lo stesso padre Graziano per chiedergli se avesse notizie di Guerrina, ma il sacerdote risoluto afferma di non vederla da giorni. Eppure incalzano i carabinieri, il marito della donna ci ha detto che lei sa con chi è scappata Guerrina, con un certo marocchino di Gubbio. Faccio notare che qui gli inquirenti non avevano ancora avuto accesso ai tabulati, quindi non sapevano della relazione fra Guerrina e padre Graziano. Graziane si mostra sorpresa e ribadisce di non avere sue notizie da giorni.
Inoltre i carabinieri non entrano in canonica, rimangono sulla porta, quindi questa conversazione avviene fuori dalla canonica. Ricordatevi questo perché sarà importante dopo. Quello che Mirko e gli inquirenti non sanno è che Guerrina proprio quel pomeriggio avrebbe dovuto vedersi con padre Graziano, con cui si ipotizzerà aveva avuto una discussione proprio quella mattina. Era stato stabilito infatti che quel giorno Guerrina sarebbe dovuta andare in canonica a preparargli il coniglio, ma Graziano a metà mattinata la chiama per dirle che non se ne sarebbe fatto nulla, che il coniglio glielo avrebbe preparato un'altra delle sue perpetue. Guerrina si infuria, gli dice che ha assolutamente necessità di vederlo. Grazien allora, per tenerla buona, le dà appuntamento dopo pranzo, in canonica. Sono mesi ormai che i rapporti fra Guerrina e Grazien sono tesi. Lei vorrebbe che lui si spretasse, come dice lei, ma il prete ovviamente non ne ha alcuna intenzione. Sa che perderebbe tutto quello che ha costruito in anni, la stima, l'affetto dei parrocchiani, di cui egli letteralmente si nutre. Inoltre, cosa mai potrebbe fare se si spogliasse dall'abito talare? Non aveva un piano B. È per questa ragione che negli ultimi tempi Graziano la tiene a distanza. Anzi, è sollevato quando Guerrina gli comunica di dover andare a Nova Feltria per qualche tempo. Questo però distrugge Guerrina, che ormai non può più fare a meno di quella relazione. Anzi, sperava di poterla vivere alla luce del sole. Giorni dopo la scomparsa di Guerrina, molti parrocchiani notano che durante le funzioni celebrate dal frate congolese, questi non fa alcun cenno alla scomparsa della donna. Non invoca a pregare per la parrocchiana, come ci si aspetterebbe da un pastore di Dio. Questo suscita perplessità e domande. Ed iniziano a girare delle strane voci, che arrivano anche alle lunghe orecchie degli inquirenti, che non mancano di registrare il dato. Inaspettatamente, qualche giorno dopo la scomparsa di Guerrina, a una parrocchiana che aveva messo in giro quelle chiacchiere sul prete, arriva un sms dal telefono di Guerrina, che dice: «Hai parlato male di uomo di Dio. Sono da mio amoroso. Bisogna di avere timore di Dio». Un messaggio strano, scritto in un italiano molto approssimativo. Un italiano che insospettisce moltissimo gli inquirenti. Ma non è l'unico sms che arriva dall'utenza di Guerrina. 3 giorni dopo la scomparsa arriva un altro messaggio al cellulare della suocera, dove in un italiano altrettanto stentato la donna annuncia che sarebbe tornata di lì a poco per prendere Lorenzo. Ovviamente questa circostanza non avverrà mai. A questi sms ne succedono altri, sempre indirizzati ai vari familiari di Guerrina, e tutti scritti in un italiano improbabile. Il tutto risulta un bel po' strano, anche perché Guerrina non era proprio solita mandare sms ai familiari, e di certo non si esprimeva in quel modo. C'è da dire che gli inquirenti a quel punto abbandonano la pista della fuga volontaria, perché gli sms sanno troppo di messi in scena col mero scopo di sviare le indagini. Intanto Guerrina viene cercata ovunque, viene persino scandagliato il vicino lago per cercare di ridare un corpo ai familiari, ma nulla, di Guerrina non vi è traccia. La scoperta dello scambio massiccio di sms, come risulta dai tabulati, indirizza i carabinieri a concentrare le proprie indagini proprio su padre Graziano. Adesso si indaga per omicidio e l'unico sospettato è proprio Grazien Alabi Cumbaio. La procura dispone la perquisizione della canonica. I carabinieri sequestrano un copredivano che rileva la presenza di tracce biologiche, tra cui sperma, che una volta analizzato si rivelerà proprio di Graziana Labi. Sequestrano anche il computer, ma non troveranno altro. Guerrina viene cercata nei boschi adiacenti a Caraffello, ma il suo corpo proprio non si trova e non verrà mai ritrovato. Padre Graziano viene interrogato e involontariamente fornisce agli inquirenti delle informazioni che si riveleranno deflagranti. Infatti, per spiegare la mole di sms fra i due, egli dice agli inquirenti che Guerrina era ossessiva con lui, che lo minacciava di rivelare chi fosse il padre del bambino che la donna portava in grembo. Ma quale bambino? Ma quindi Guerrina era incinta? Questo per gli inquirenti è orocolato. Senza volerlo, Graziena aveva fornito il movente per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. Dopo un anno dalla scomparsa della donna, Graziena Labi viene arrestato e subirà un processo per omicidio volontario e occultamento di cadavere presso il tribunale di Arezzo.
I PM tratteggiano un profilo del frate decisamente diverso da come era apparso a tutti. Si scoprirà infatti che padre Graziano aveva una personalità fortemente narcisistica. Era anaffettivo, manipolatore e bugiardo patologico. Si scoprirà anche che era solito avere rapporti disinvolti e occasionali con varie donne. Sul suo portatile verranno trovate centinaia di foto intime, oltre a una mole spaventosa di messaggi a sfondo sessuale con varie donne. Si rivela essere un uomo freddo, calcolatore e manipolatore, oltre che un probabile assassino. Guerrina era un soggetto fragile di cui il furbo Alabi si serve per i suoi biechi scopi, tranne poi liberarsene quando questa mette a repentaglio il castello di bugie che si era costruito negli anni. Guerrina, nella sua logica perversa e malvagia, era un problema di cui liberarsi assolutamente. Ma come sono andati i fatti secondo l'accusa? Gli inquirenti ricostruiscono gli ultimi momenti della vita di Guerrina, partendo dall'ultimo SMS delle 13:45, indirizzato a padre Graziano. Cosa dice quel messaggio? Vengo da te, ti faccio il coniglio e poi facciamo l'amore. I due quindi avevano concordato un appuntamento in canonica. Ricordiamoci che Guerrina e Graziano si erano sentiti in mattinata e padre Graziano le aveva detto che non sarebbe dovuta venire in canonica, che il coniglio gliel'avrebbe fatto un'altra donna. E lì Guerrina presumibilmente inizia a dare di matto, quindi gli accorda di vedersi dopo pranzo in canonica. Graziano come risponde a quel messaggio? Egli le scrive: «La porta della canonica è sempre aperta». Un messaggio abbastanza ambiguo che si apre a diverse letture. In realtà, padre Graziano, di vedere Guerrina non ne ha alcuna intenzione. Esce quindi dalla canonica per evitarla e si intrattiene a parlare con una parrocchiana, sempre per evitarla, per circa 20 minuti. Sono le 14:36. Ma sa di non potersi intrattenere oltre perché deve officiare ben due messe. Quindi rientra in chiesa e va in sacrestia per recuperare gli abiti talari. Al suo rientro in canonica ci trova Guerrina. Graziella accoglie freddamente, le dice sostanzialmente di voler interrompere la relazione, ma Guerrina a quel punto lo minaccia di rivelare tutto ai suoi superiori e a tutto il paese, che non le importava delle chiacchiere della gente, che voleva viverlo alla luce del sole. Gli dice inoltre di aspettare un bambino suo. A quel punto Graziella perde la testa e presumibilmente la strangola uccidendola, liberandosi dell'unica persona che avrebbe potuto distruggere tutto quello che gli aveva costruito fino in quel momento. Per un macabro scherzo del destino, mentre la moglie giace senza vita sul pavimento della canonica, Mirko è fuori che lo attende per accompagnarla a celebrare un funerale. Sempre secondo la sentenza, Grazien lascia il cadavere di Guerrina in canonica perché sa di dover andare a Bresciano Sestino, che dista 18 km da Carraffello, per la funzione funebre. Quindi non ha tempo per occuparsene, rischia di arrivare in ritardo. Mirko riferirà successivamente di aver atteso parecchio fuori dalla canonica. È presumibile che il sacerdote si sia ricomposto e che abbia cercato di nascondere il corpo della povera Guerrina. Infatti arriveranno in forte ritardo a Bresciano Sestino. Alla fine della funzione il sacerdote lascia la chiesa di gran fretta. Mirko rivela anche che durante il tragitto padre Graziano inizia a insinuare il dubbio che Guerrina avesse una tresca con un venditore ambulante di Cubbio, da cui Guerrina ogni tanto acquistava qualcosa. Questo verrà letto come un tentativo di allontanare da sé i sospetti per quando la notizia della scomparsa di Guerrina sarebbe stata di dominio pubblico. Il suo obiettivo è quello di indirizzare Mirko verso l'ipotesi della fuga volontaria. E difatti, alla notizia della scomparsa di Guerrina, Mirko si convince che il frate congolese avesse ragione. Intanto, mentre tutti la cercano, Guerrina giace priva di vita sul pavimento della canonica. Tocca sbarazzarsene. Non è chiaro come abbia fatto o se si sia avvalso di qualche complice e soprattutto non si sa dove abbia gettato il corpo, che risulta tuttora introvabile. Tra le ipotesi degli inquirenti c'è probabilmente la distruzione del cadavere tramite acido, ma non è certo, è un'ipotesi. Qualche giorno dopo Graziano inizia a mandare SMS dal cellulare di Guerrina, ecco spiegato il perché di quei messaggi scritti in un italiano approssimativo. Particolare importante era anche l'uso della punteggiatura, tipico della scrittura di padre Graziano.
Inoltre, le celle del cellulare di Guerrina agganciavano le stesse celle di quello di Graziana Labi. E come si difende padre Graziano? Innanzitutto, ridimensiona decisamente il rapporto con Guerrina, quindi nega di aver avuto una relazione con Guerrina. Dirà, infatti, con la Piscaia un rapporto normale. Veniva da me, mai da sola, sempre con il marito e il figlio, che suonava la pianola e giocava. Ci sentivamo spesso per telefono, ma non così tanto come dicono. Lui le aveva anche dato un aiuto morale e materiale. Piuttosto i familiari, i parenti, sapevano che lei metteva da parte un gruzzoletto, che sarebbe voluta andare via. Perché nessuno si interessava a questo? Chiosa il frate. In varie interviste Graziana lascia intendere che Guerrina non ci stesse con la testa, che la sua ossessione d'amore fosse solo frutto della sua fantasia, che lui la trattava come una normale parrocchiana, che lei si era messa in testa di avere un bambino nero da lui, ma che lui, lei, non interessasse proprio. Graziana inoltre gioca la carta di un fantomatico personaggio, tale zio Francesco, che avrebbe portato via Guerrina quel 1° maggio. Graziane ha ribadito di averne parlato tardivamente per non tradire il segreto confessionale. La difesa, inoltre, in fase di dibattimento, cercherà di provare l'attendibilità di ben 6 testimoni che avrebbero visto Guerrina nei giorni successivi alla scomparsa e che la procura ha già dichiarato inattendibili. Niente di tutto questo servirà a convincere i giudici dell'innocenza di Graziana Labi. Dichiara Labi compagno Graziane colpevole dei delitti ascritti agli stati A e B della rubrica e lo condanna alla pena di anni 27 in secondo grado. La pena verrà ridotta a 25 anni, sentenza confermata in Cassazione. Attualmente sconta la sua condanna nel carcere di Rebibbia ed è stato anche espulso dall'ordine dei premostratensi a cui apparteneva. I familiari di Guerrina sperano ancora che Graziane, in un moto di pietà, possa rivelare dove riposa il corpo di Guerrina. Ma allo stato attuale l'ex frate si dichiara estraneo ai fatti. Questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi se volete continuare a vedere i miei video. E ci vediamo alla prossima Storia Crime, ciao!